Buonasera ben trovati con le formazioni di Arezzo TV da parte di Marco Capulli, come avete sentito dai titoli, il prezzo dell'oro sta salendo vertiginosamente e continua a salire con forti oscillazioni anche con picchi di 3 euro di sbalzo. In difficoltà le aziende aretine del comparto, le più penalizzate neanche a dirlo, quelle che sono state rapinate nei giorni scorsi. Chiara Sadotti per il comparto rappresenta un ulteriore ostacolo a, a lavorare tranquilli, perché oltre eh, appunto ai problemi della sicurezza, anche questo rappresenta un altro ostacolo che ci impedisce di lavorare in maniera, diciamo, soft. Dopo l'ondata di furti il comparto orofo aretino deve fare i conti anche con un altro ostacolo, un nuovo balzo nel prezzo dell'oro. Preoccupa molto perché, come ho detto più volte, il prezzo alto più o meno alto comunque si sì, provoca dei rallentamenti ma la cosa drammatica sono le oscillazioni quindi quando eh, da un giorno all'altro c'è uno sbalzo di 3 euro come è successo questa settimana è chiaro che ti si bloccano tutte le, le spedizioni quindi ecco c'è un ulteriore eh, aggravante nel nostro settore stamattina era 72.50 quindi vediamo un po' che cosa succede oscillazioni che inevitabilmente rallentano tutti l'indotto e la clientela internazionale. Le esportazioni del distretto Orafo-Aretino, il più importante d'Europa, rappresentano infatti il 30% di quelle toscane. Per ora si posticipano le spedizioni, quindi ti chiedono i clienti di aspettare magari una settimana e vedere l'andamento del prezzo. Il comparto negli ultimi mesi è finito anche ciclicamente nelle mire dei banditi, una situazione che aveva destato la tensione fra le mille aziende del settore. Un allarme portato ieri al Viminale dove è stata affrontata la Questione sicurezza. E proprio da Roma l'annuncio da parte dello stesso Ministero dell'Interno del potenziamento dell'attività investigativa con l'invio di un dirigente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Io ho avuto la sensazione di, di vicinanza e di supporto importante e quindi di, che il governo voglia dare un segnale eh, forte di vicinanza al settore. A un malore improvviso in invade la corsia opposta a quella dei bus, monta sul marciapiede con l'auto e abbatte il semaforo posto tra l'incrocio di via Crispi e via Margaritone ad Arezzo, terminando così la sua corsa. L'autore del sinistro, un anziano. Alla guida di una Ford Fiesta. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 10.45. Fortunatamente nessun mezzo o pedone ha incrociato la traiettoria del veicolo finito fuori strada. L'anziano è rimasto illeso e cosciente e avrebbe riferito alla polizia municipale intervenuta di essere stato colpito da un improvviso malore. Toccati i 30 gradi centigradi all'interno dei reparti dell'ospedale del Casentino di Bibbiena, una temperatura molto al di sopra degli standard previsti per i reparti di degenza, dove è consigliata tra i 20 e i 24 in inverno e i 22 e 26 in estate, con un valore di umidità variabile tra il 35 e il 70 A darne notizia il sindacato Nursin. Sentiamo. 30 gradi, questa è la temperatura registrata qualche sera fa all'interno del reperto di medicina e chirurgia dell'ospedale del Casentino a Bibbiena. A denunciare la situazione il sindacato Nursit durante l'estate spiegano il caldo all'interno del reperto di numerosi ambulatori è insopportabile, complice anche l'alto tasso di umidità. Il colme è stato raggiunto l'altra sera quando all'interno della medicheria il termometro del ventilatore, peraltro acquistato dai lavoratori, ha fatto registrare il dato record dei 30 gradi. Si tratta di una situazione insostenibile, commenta il segretario territoriale Claudio Cullurà. I colleghi ci raccontano di essere costretti a lavorare con la divisa attaccata alla pelle e la biancheria intima inzuppata di sudore. Dal momento che l'impianto di riscaldamento e raffreddamento è vecchio e non funziona a dovere, dobbiamo sopportare condizioni disumane che mettono a rischio la salute dei pazienti e la nostra. In più occasioni, prosegue il sindacato, l'azienda ha inviato dei manutentori a controllare la situazione, ma la risposta è sempre la stessa. Il caldo è dovuto al fatto che vengono lasciate le finestre aperte, ma è tanto difficile, conclude QULURA, capire che gli operatori sono costretti a spalancare le finestre perché l'impianto di condizionamento non è adeguato? Purtroppo questo problema non è nuovo, già lo scorso anno avevamo segnalato disagi simili, ma non sono stati posti in essere interventi risolutivi, adesso è il momento di agire. E l'ASL risponde con una nota in uh, risposta in merito a quanto segnalato dal sindacato Ursind sul caldo registrato all'interno dei locali del presidio ospedaliero del Casentino. Se attivata subito l'azienda sanitaria precisando che i tecnici della manutenzione sono già prontamente intervenuti attivando una risposta straordinaria dell'impianto in considerazione dell'innalzamento a livelli di guardia della temperatura ambientale. Tale intervento ha sortito effetti positivi sul miglioramento del comfort microclimatico già nel corso della tarda mattinata di oggi. L'ospedale è inoltre oggetto di un'importante opera di riqualificazione complessiva e interventi di miglioramento strutturali e impiantistico. La direzione del presidio ospedaliero rassicura il proprio personale dipendente e l'utenza che alla questione è stata posta la massima attenzione e che l'azienda sta mettendo in campo ogni azione necessaria per permettere al personale di lavorare in un ambiente confortevole. A Cortona, tra le varie novità della giunta Meoni 2, la nomina di Francesco Fanicchi e di Lucia Lupetti in servizio. I nuovi innesti della Giunta a Meoni sono rappresentati da Francesco Fanicchi e Lucia Lupetti. Fanicchi ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale e oggi si appresta a questo nuovo impegno amministrativo. Ci aspetta un lavoro importante, ma siamo pronti, siamo uniti, siamo vogliosi di far bene per, per la nostra comunità. Siamo noi, noi stessi cittadini, quindi siamo vogliosi di partire con il piede giusto. Le sue sono deleghe al personale, alla Polizia Municipale, quali sono le priorità su cui si focalizzerà? Ma nella continuità amministrativa cercheremo anche ecco, di partire dal Cortona, al centro, che è una, un aspetto importante soprattutto in estate, ma non solo. Attenzione come sempre alle frazioni, come il sindaco Meoni ormai ha dato questa impostazione. Questo sarà il lavoro da fare. Alupetti, ex consigliera che ha scelto di abbandonare il partito per seguire il progetto di Meoni, le deleghe al sociale e alle pari opportunità. È un ruolo estremamente delicato, lo definirei dove viene richiesta secondo me determinazione, ma anche sensibilità. Penso eh, di, di poter ricoprire questo ruolo proprio per queste due caratteristiche, sono una persona molto determinata e anche molto sensibile, quindi spero di poter fare un buon lavoro, io mi impegnerò in questo, darò priorità senz'altro a chi purtroppo è ultimo in questa... Società, credo che i disabili siano per me uno eh, dei punti focali, perché, perché veramente necessitano di un'inclusione, chiamiamola così, e quindi credo che l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà uno dei primi eh, punti che io andrò a trattare. Partono da domani i lavori di restauro e riqualificazione del ponte di Buon Riposo alle porte di Castelluccio, ma di notte per evitare il lavoro degli operai a una temperatura molto elevata evitando anche agli automobilisti maggiori disagi. A comunicarlo sono state le amministrazioni comunali di Capolona e di Arezzo dopo aver accolto la proposta della ditta appaltante. Il ponte sarà così chiuso al transito dei veicoli da domani quindi dalle ore 20 alle ore 6 del mattino. I lavori svolti durante la notte eh, riusciranno ad accorciare i tempi di esecuzione delle opere che si espleteranno stando alle eh, previsioni fornite in meno di una settimana. Il ponte rimarrà regolarmente aperto invece al traffico per tutti gli automezzi dalle ore 6 alle ore 20 quindi in orario diurno il trasporto pubblico locale non subirà alcuna modifica. Settima edizione di Naturalmente Pianoforte. Bene la prima serata a Bibbiena con il musicista figlio d'arte Paolo Iannacci e Frida Bollani-Dragoni. La rassegna durerà fino al 21 di luglio con concerti ed eventi in tutto il Casentino. Chiara Sadotti. Sei pronta? Parto io? Parti tu? Partiamo insieme. Rida Bollani Magogni e Paolo Ghiannacci in piazza Tarletti a Bibbiena hanno chiuso la prima serata della settima edizione di Naturalmente Pianoforte, il Festival Anima del Casentino. Che sino a domenica 21 luglio ha in programma una serie di eventi a qualsiasi ora del giorno e della notte. È stato ed è il mio primo strumento. Eh, sicuramente anche per Paolo, eh, siamo cresciuti tutto sommato in, in maniera abbastanza simile, no? siamo tutti e due figli di musicisti ehm, che eh, siamo stati ehm, approcciati al pianoforte, cioè, ci è stato messo davanti questo strumento fin da quando eravamo piccoli, quindi ovviamente eh, è uno strumento che ha una certa importanza. Il fatto di comunque pensare, pensarci all'interno di una, un corpus naturale, Secondo me è importante per noi artisti, ci dà di più, ci fa crescere, ci rende più sensibili verso l'altro e verso quello che sta succedendo. Una coppia inedita assieme in un'esibizione su due pianoforti e due voci. Mi fa molto piacere che ci siamo incontrati, abbiamo provato a fare questa cosa insieme. E devo dire che viene bene, è un bello spettacolo da offrire, da offrire al pubblico. Suonare quattro mani è un conto, no? su un pianoforte in cui uno dei due musicisti occupa la parte più alta del piano e l'altro uh, le, la, le, le, la, le basse. E in questo caso, ovviamente, noi in realtà abbiamo due strumenti a 88 tasti con la stessa potenzialità. Il pianoforte è uno degli strumenti più. Mh, no? um, Polifonici al mondo si possono suonare 10 note, no? eh, quindi insomma 10 note per due diventano 20, quindi insomma non è facile arrangiare per due pianoforti, capire cosa suonare senza suonare troppo. Ad aprire il festival nel chiostro della chiesa di Camaldoli, Thomas Subac fresco del suo album d'esordio. A Borgo Corsignano si è invece esibita la pianista cantante tedesca Olivia Trummer, una delle rivelazioni della scena europea di questi anni. E rimaniamo nell'ambito della rassegna naturalmente pianoforte, non solo concerti musicali ma anche cultura e scienza. Lo scrittore Stefano Mancuso ha tenuto una lezione magistralis dal titolo La tribù degli alberi. Grata Settimelli. Arte e scienza, arte e natura sono sempre andate insieme, non sono eh, aspetti diciamo, della realtà eh, divisi, l'uno dall'altro, da, dei, da de, degli steccati, dei muri come normalmente pensiamo. La tribù degli alberi è stata la Lezione Magistralis di Stefano Mancuso, un incontro nell'ambito del festival naturalmente pianoforte, che fino a domenica 21 luglio animerà i luoghi più suggestivi del Casentino. Non solo musica, però nel programma del festival anche incontri con gli autori, il nuovo filone artistico dedicato agli scrittori e ai libri che offre al pubblico l'opportunità di esplorare la relazione tra l'uomo, l'ambiente e la spiritualità. L'ambiente, giù per capirci, siamo nelle foreste casentinesi e quindi siamo in un luogo che ha una fondamentale valenza per la, per la, proprio per la conservazione della natura e dell'ambiente, è un problema complesso. E noi oggi viviamo in un mondo che tende come dire, a banalizzare eh, i problemi complessi. I, I problemi complessi invece vanno raccontati, vanno semplificati, non banalizzati, sono due cose molto diverse. Un problema complesso può essere semplificato raccontandolo diciamo, nella sua essenzialità e invece può essere banalizzato raccontandolo come se fosse una barzelletta. Purtroppo oggi ci troviamo in un mondo in cui i banalizzatori sono tantissimi e le persone invece diciamo, che, che riescono a semplificare... Eh, I problemi complessi sono molto pochi. Io cerco di dare, non lo so se sono un banalizzatore o un, o un chiarificatore, però cerco di dare il mio contributo, penso che sia importante. L'eredità illuminista sembra sparita da questa, da questa età, appunto. Ci siamo dimenticati sì, quello, quello, che in qualche quello, modo la scienza non, non riesce più a, a parlare, terresti no? Terresti no? Terresti parlano altre amico. cose. La, il Covid potete... l'ha dimostrato, è stata una cesoia importantissima nella nostra vita come poter eh, appunto eh, ri, riprenderci eh, questa grande eredità illuminista che è fondamentale per l'essere umano, eh, che sarà ancora Sapiens? E questo è il punto fondamentale. Eh, il, um, siamo in, probabilmente dal, 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 da che Galileo ha inventato il metodo scientifico siamo nel momento della nostra storia in cui questo metodo ha il minor... Il, il minor valore possibile, cioè siamo in un momento della storia in cui le opinioni, le verità, i racconti che provengono diciamo, da un metodo scientifico che è stato elaborato, che sono una serie di regole che l'uomo si è dato proprio per evitare che, che chiunque potesse raccontare qualunque stupidaggine, viene messo in discussione, viene ritenuto. Che invece diciamo, l'opinione della scienza sia un'opinione fratante, un'opinione pari a chiunque si interessi di qualunque problema. Ecco, questo non è vero. Eh, la scienza non, non, non propone opinioni, la scienza propone diciamo, quello che c'è di più vicino per l'uomo all'idea della verità. E oggi eh, contestare, contestare questo, questo principio che veramente ha permesso. Il grande progresso dell'umanità lo vedo come uno dei pericoli più gravi. Sabato 20 luglio, finissage della mostra a Casabruschi, la libera maniera, arte astrata e informale nelle collezioni intesa San Paolo. Sentiamo. Ultimi giorni per visitare alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo la libera maniera, arte astratta e informale nelle collezioni di Intesa San Paolo. L'esposizione, organizzata e promossa da Intesa San Paolo, Fondazione Ivan Bruschi, Fondazione CR Iesi in sinergia con Gallerie d'Italia, offre l'opportunità di vedere opere di importanti artisti tra cui Alberto Burri, Lucio Fontana, Afro Basaldella, Carla Accardi, Edmondo Bacci e Gino Morandis e tanti altri. Il finissage è in calendario per il 20 luglio alle 20.30 con un'apertura straordinaria e gratuita che include anche una guida. La mostra poi si chiuderà domenica 21 luglio. Il 25 di luglio, infine, sempre a Casabruschi, ultima data per le lezioni di yoga nelle terrazze alle 20.30 con lo speciale appuntamento Genitori-Figli. Per informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Casa Museo Ivan Bruschi. E come già annunciato, torna stasera la grande cena bianca d'Arezzo, l'appuntamento più glamour dell'estate aretina, nella meravigliosa cornice di Piazza Grande con il prato di erba vera al centro del mattonato, gli ulivi secolari, la musica e le iniziative gourmet della rete dei ristoranti Vetrina Toscana a tavola. 600 i commensali e white dress obbligatorio, ovvero tutti vestiti di bianco. Per quello che riguarda gli altri eventi in giro nella nostra zona aretina, è tutto pronto per l'edizione 2024, invece per la rievocazione storica della Mietitura e Battitura di Ruscello, una grande festa di paese il cui menù conta piatti tipici come i maccheroni al sugo docio, ocio al forno, colli ripieni e cipolle docio. E adesso... Ci rilassiamo un attimino e sorridiamo un po' andando a vedere l'ultimo video della Poti Pictures per la campagna contro le truffe agli anziani. Te mi piace poco. D'accordo cara vecchietta! L'hai voluto tu, sì? Da due a sei puoi ripetere, scusi? Da 2 a 6. Ma che fa questo da numeri? <ride> da 2 a 6 anni per truffa aggravata. Ma guardi, ci deve essere un malinteso. Siete disabili? Come scusi? No, ma che disabili? Io ho qualche dolore, ma disabili mi sembra eccessivo, insomma. Allora sono anche 900 euro di multa. <ride> Ma chi è questo? il figliolo della iena E dopo i nostri simpatici protagonisti passiamo allo sport e con il calcio l'Arezzo, Il calciatore di posizione centrale dell'Arezzo Fabio Foglia classe 1989 a 35 anni ha scelto di smettere con il calcio giocato restando però ad Arezzo con l'incarico di co-direttore del settore giovanile dove affiancherà Francesco Serapica e Paolo Bertini. Ringrazio l'Arezzo nella figura del Presidente per questa opportunità, dice Foglia ed aggiunge. Ringrazio il direttore Cutolo e ringrazio la città e i tifosi e il loro affetto che mi ha spinto a rimanere. I progetti da portare avanti. Sono tanti, il settore giovanile sta crescendo e le ambizioni pure. Sono felice di essere qui in questa nuova veste. Il nostro lavoro, prima di qualsiasi altra cosa, è saper fare squadra e coesione. Quando mi è stato proposto di intraprendere questa nuova strada, non potevo far altro che accettare con tutto l'entusiasmo di una nuova sfida. E intanto, per quello che riguarda il mercato della squadra amaranto, che cerca un attaccante gli obiettivi della squadra dell'Arezzo sono anche verso la categoria superiore, stiamo parlando ovviamente della serie B e quindi secondo quanto raccolto da tuttoci.com l'ultima idea porta al neopromosso Cesena e più precisamente al classe 1995 Roberto Ogunseglie, nell'ultima stagione la punta ha aiutato i bianconeri a raggiungere la cadetteria collezionando 25 presenze 4 ore e un assist. Questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito a voi tutti, buona serata con i programmi di Arezzo TV.